Allora, adesso giocatore 2, Andrea Maestroni, vuoi che cambio io? Sì, fai tu che sei di là. Allora, giocatore. Davide Ceresetti. No! Sono un coglione. C'è scritto? No, ho cancellato. Grixis Peste. Non ci sto credendo neanche io che lo sto scrivendo, però questo è. E poi abbiamo Andrea Maestroni con Boros Sint, Un superstite. che penso che sia la versione con le monasteri. Non lo so. Prima Vediamo. stavo chiedendo, stavamo parlando e diceva che sta cercando di trovare la quadra. Allora, parlando. È uscito sparato dal meta. Sì. E allora, il matchup. A me sembra avvantaggiato Boros perché Peste ci mette molto a settarsi e lo fa scendere molto di vite. Però, cioè, tipo, so che Davide gioca l'artefatto 3 che quando lo tappi guadagni vita. Che volendo, e poi Ah gioca i sì, Kenku. il calice, quello bianco, artefatto 3 tappi guadagnano vita. Ogni volta da un mana in colore, ogni volta che lo tappi guadagni una vita. Ah, ok, il talismano. Sì. E poi gioca i Kenku che comunque fermano la race Sì, devi solo trovarle. Sì, devi solo avere il target, non devono avere risposta. No, comunque, vabbè. Nove. Ha anche i botti, ha i cleasing, vai i cleasing per andare avanti, E poi vabbè. solo per Kinko, per avere terra indistruttibile. Vince Ceresetti. Ok, quindi G1 c'è una possibilità che se la giochi. Sempre che non faccia l'anda passo, e dall'altra parte abbiamo l'anda qualsiasi cosa. Vai l'anda al monastero. Sono curioso Ah, della no, lista. ora mi do l'altra parte. Sono curioso della lista del maestro. Sì. Com'è? Sì. Si vede? No, non più. Ok, l'hanno messo in Perfetto. mezzo. Ok, sì. L'ha messo in me, non più. C'è? Ah, lo faccio spostare un po' più indietro. Sì. La mano di Davide è interessante, ma non ha la landa indistruttibile. Ossia, ha la Icore. Ha due lande, Icore, disputa. Ok, adesso si vede perfetto. Sì, infatti tiene, fa turno 2 Icore, pesca, poi si Perfetto. vede. Allora. Tiene anche il maestro, parte senza da OP1. Davide fa come ce l'aspettavamo, Icore, entra, pesca. Come ci aspettavamo. Cleasing, Cleasing. ha due Beh. cleasing senza terre indistruttibili, però ha disputa per pescare. In realtà sai cosa può fare? Spara Bolt. Cleasing su terra. Di Messoni, lui va up. Comunque pesca. E porta indietro di nuovo il maestro con la Può terra artefatto. togliergli la terra rossa. Serve comunque per le dispute. Scusami, per le dispute. Invece vuole andare avanti, lui vuole pescare Sì. l'anda E indistruttibile. pesca due. Ha pescato Ha Galvanica. pescato Inutile. Galvanica e Kenku, se non sbaglio. Tesoro.
cosa che vivi. È una capolinea. La terra blu. Quante ne sono? Ma ha fatto bene a tenere una mano senza l'anno indistruttibile? Boh, Insomma. vedremo. Ok, e scarica Cleansing. Secondo me personalmente sarei stato più aggressivo nei confronti dell'anno scorso. Ci può stare, gli togli il rosso, gli togli la possibilità di fare Synthetizer. Assolutamente. Ah, sta scegliendo la seconda carta. No, la sta aspettando. Niente, ok. Metto doppio bianco. Core. Riprende spell. Supplies. Tipo. Monastery, no. No. Ginger, pardon. Ginger. Bellissimo. Penso che giochi lui al posto. Diventa imbloccabile. Ecco la terra indistruttibile, si può fare cleansing. Non so quanto conviene. No, tanto. È a 16. Dici, preferisci posticipare e mettere giù board? In realtà Però no. a board Kenku metterebbe costa Kenku che non, 3? cioè, però non può bloccare. No. Metti Kenku. Landa è tappato però. Ma non può bloccare la landa. Sì, solo non può bloccare. No, fa cleansing. Ok. No, sulle terre. Lì ho visto una net. Sì. Sto bene. Snaggi prima. Ho visto i due copri. Due o tre nel gioco. Sta cercando. Questo farebbe Sto ridere, una lande. Le ha già finite e ce l'ha tutto in mano. Ah no, ok. Mi sa che è l'ultima lande che L'ultima base, sai che ha. può essere? Ce l'ha Ne tutto in pescate mano. un Ah! botto base. Ne ha giù tre. Questa è la quarta. Aveva due isole più un'altra montagna o palude. Ok. Bene. Con un mana disponibile cosa può fare? Anche tesoro, eh. Sì, uno. Niente, lo tieni. Può fare disputa, no, disputa no. Sì, lo so. Ma cosa ti sa? Chi ti sa che la landa indistruttibile che ci hai messo tanto a trovare? Ok, esco. Andare troppo basso. Boh, secondo me ci sta Galvanica, un bel target Ok, Skyfisher. rosso. Galvanica su Ginger Root. Ah, Lo perché poi fa Skyfisher dopo lo blocca di Kenku. preventivamente perché diventa imbloccabile. Sì, no, ma poi dico Skyfisher poi non entra Ok. più. Ma perché il maestro è tappato di 3? Perché ho giocato l'artefatto. Ho E gli giocato il altri punto due? adesso. Ha Ho giocato giocato spell. le E provviste, ha le giocato. provviste, sì. Tre Tre mana, mana Kenku. Kenku. Diventa un qualsiasi cosa volante indistruttibile, fatino. Deve andare? No, perché attacchi? Perché Tre. ha attaccato folle? In end. Spacca Kenku. Ah no, Galvanica in faccia. Galvanica in faccia. Quattro Perché danni. ha attaccato? Sono due danni in più. Potrebbe aver snap. È snap l'ultimo con una 6, No. no? Allora, Boh. landa e fa synthetize. Ok, finalmente Secondo vediamo me. Io non l'ovetto avrei magico. attaccato, Boh. però vabbè. Ci può stare. Questo bot sono 5 danni in campo. Se per caso avesse un qualsiasi altra cosa, fa molto male. Adesso fa disputa su Kenku, tesoro, Prendi pesca bolt. Su. due danni. Qui non doveva attaccare, secondo No, no, doveva stare un po' più con. Ok, perfetto. Tre danni faccio.
mancano 5. Secondo me deve fare. Va a giocare. Secondo me potrebbe andare a giocare un altro core. Riprende. Ah no? Provviste. Che vuole. Ok, sul cast non fa niente. Ci pensa. Ci pensa. Ok, niente. Pesca. Va su. E tiene. Aperto un rosso. Ah, la fa su Miranda? No, ah, no, lo fa su Kenku. Ok, giustamente. Ha trovato un counter. Tesoro. Sì, non credo che sia un ottimo. Vabbè, non è che ha una buona. No, cioè, non la non è una risposta. Ha un altro Kenku? No. Cos'è? L'ultimo? Ah, è Arakoka. No, che cazzo è? No, no, l'ultimo che ha in mano è Ponte. No. Ponte di F. Allora, abbiamo ancora tre botti, tre galvaniche, ok? E boh, è basso. Abbiamo Synthetizer che si è spaccato fa. Abbiamo le provviste. Cos'altro può succedere? Che attacca. Normalmente può giocare un altro Green Talk per prendersi provviste, per prendersi Ovetto. Allora, vedi che ce l'ha l'altro Kenku in mano. Ce l'ha l'altro Kenku. E che cosa ha in mano? Tesoro? Anima tesoro. è una scelta disperata. Vabbè, un 3-3. No, rimane un 3-3. Volante indistruttibile. No, non indistruttibile. Non è indistruttibile. Ah no, perché le LAN, sì, scusate. Questa è colpa mia. Di formazione professionale. Se no era un po' forte, se dava anche indistruttibile, cioè. Ma sì. Prende. Perché rimane, dice, ha comunque un. Ah, perché se c'è la Monastery la blocca con chi? Botto. Counterspell. È costretto a sacrificare il tesoro che ha appena allenato. Va bene. Non ti sei aggiudicato un turno in più sicuramente. Vabbè, adesso pesca. Comunque ha un altro counterspell in mano. Che non può lanciare. No, dico non può lanciarlo, però dico il turno dopo. Ok. Se il maestro non vede. Tappa rosso. Synth. Che gira. Monastery. Te l'ho detto, vedi che cosa attacchi. Monastery. La bara, deve bararla per forza. La bava. Due spacca. Due spacca. Penso. E ha un mana, non ha giocato l'ando. Cosa che farà adesso? Eccola lì, secondo me l'hanno un artefatto. Abbiamo un rosso. Non passa. Non ha attaccato con la monachella. Oh, Icora è bella pescata. Icora è bella pescata. In realtà devi cercare risposta adesso. Ma forse aveva un'altra disputa in mano, Voglio. Però ne ha già giocate due, non so che. Ho altre ponte? No. Non è. Ah, no, è peste. Peste giocarla non va bene. Ti manda sempre a meno uno di vita, non è modo per recuperare. Vabbè, magari lo appoggi. Sì. Sì, puoi uccidere monasteri. No, ma vai sotto botte. Ok, peste. Perfetto. Si tiene open di counterspell. Controlla i botti. Fa il check. Vede che ce ne sono ancora tanti. E spacca Synthetizer. Ha pescato di turno, no? Sì. Spacca Synthetizer, mette token. Gira carta. Beh. Nel caso va sempre bene. Nel caso è una landa in più che può giocare. Sì.
secondo me non lo soddisfa questa mano. Assolutamente no. Però vabbè, ha girato belle carte prima, cioè, ha girato monasteri. Ma in realtà meglio così. Nel caso non avesse la mano per chiudere, significa che la prossima non sarà una pescata morta. Non è una bounce che ti va a bloccare. Vediamo che cosa scegli di fare, se giocare l'angolo della mano oppure no. Tu cosa faresti? Non so le altre carte in mano. Ah, ci sta pensando. Tra l'altro non c'è stato ancora un trigger di monasteri. Ci sta pensando Rocco. Passa. Non ha botti in mano. Pesca, landa. Altro punto. C'ha peste e terre in mano. E counterspell. Allora. Giochi landa. E aspetti. Cosa devi fare? Secondo me peste ci sta a non giocarla, così non la spoileri per il turno dopo. Cioè, in realtà peste è una brutta carta nel matchup, secondo me. Assolutamente. Milo, assolutamente. È un grosso rischio che ti prendi giocarla, appunto. Vabbè, puoi tenerla lì senza usarla, però... Cioè, puoi poggiarla. A questo punto, cioè, secondo me non ha senso giocarla, perché tanto questo game non lo vinci così. Cioè, secondo me questo game non lo vince perché è troppo basso, non ha loop per riprendersi counter, quindi... Perché? Cosa gioca lì per riprendersi counter? Niente. Ah, ok, non essendo Jeskai, non no, quindi c'è, cioè, i counter ce li ha limitati a più botti che fa. Ci sono più botti nel mazzo del maestro. Glintok. Pescata discreta, Glintok. Si potrebbe abilità. Si potrebbe pensare due di counterarlo. Assolutamente. Si potrebbe pensare di counterarlo. Perché se prima con le pescate. Quello è un counterspell? Counterspell. Sei sicuro di essere un counterspell? Sì. E gira Ovetto. Adesso gioca Ovetto. Non l'ha counterato, pensava fosse un bluff. Un altro monastery. Ricordiamoci, ha un altro Ovetto. E ha una galvanica in mano. Ha una galvanica in mano. Almeno a me sembra che abbia una allora galvanica in mano. Gira. Penso che abbia vinto. Giro Ovetto. Vuoi giocare Ovetto? Ha un altro trigger di monasteri. Ha vinto. E gira Secret of the Way. E attacca. Se ha la se ha landa. Attacca con tutto, giustamente. Quelli sono. No, è la più grossa. Ok, stavo sbagliando. Sono 3, 5 danni. Sono ben 5 danni. E ha vinto. Applauso Mestroni, anche se non ha andato un po' lento. Tutto su quella decisione di cleansing. Sul fare cleansing di secondo sulla terra avversaria. Dici? Secondo me sì. Sai che ci poteva stare, però la terza landa era comunque rossa, Ma fa niente. Guarda che andava a tutorare terra base. Sì, lui andava a tutorare terra base. Ma no, Maestroni andava a tutorare terra base. Sì, ma spaccavi terra artefatto. Non è che gli serviva il Metalcraft. Beh, in realtà la prima galvanica che hai tirato era il Metalcraft. Ah sì, non serviva così tanto. Però non boh, era... secondo me no. Cioè, non è che lo mandi indietro, non è slam non secco. Non lo mandi prettamente indietro, gli togli anche una landa dal mazzo, però tu peschi una carta e cerchi quel ponte che ti serviva. Adesso metterà... Ah, gioca anche i vampiri! Lo sapevi? No. No, bene. Gioca i vampiri, sai, sono dure, dure, due dures, e mette il... Dragon Brief, quella che è cannonata. Mi ha detto che non sa che carte togliere.
Oh, vabbè, ci sta la prima volta che si gioca il mazzo. Io toglierei gli Agony Warp. Infatti li sto Ah, togliendo. ok. E magari quelli con iniziativa, perché non riesce a, Non non riesce a riesce più a tenerlo. reggersela. Gioca solo Kenku come attaccatore, cioè gioca due iniziative due e quattro Kenku. Infatti non mi Beh, piace, cioè coraggioso. mi Beh. piace il mazzo, ma quella parte lì, cioè se facessi una mia versione la rivedrei, perché vabbè, il mio stile è giocare con tante creature, o comunque con un numero abbastanza, cioè almeno se 12, cioè se ci sono solo. Il minimo di un agro possibile è 12. No, no, vabbè, no, non per, un Contaur deve comunque avere le creature, secondo me. È in pauper, poi non lo so. Ne ho, se no io non mi diverto. Poi ci sta. Il mazzo, infatti, vedi, con una board molto Togli Anelith. consistente, sì. Che Togli Anelith. La ha serpente. solo Kenku come target. In realtà adesso ci sarebbero vampiri. No. Eh no, perché è fuori questa 4. No, costa 5 Costa vampiri. 5 addirittura. Però sono forti, eh. Questo fa capire quanto conosco le carte, quanto mi Sì. ricordo le Ma carte. io conosco Esco. queste, la partita prima non conoscevo un cazzo, cioè qualcuna, giusto, di trono ormai, vabbè, sì, me le avevo guardate, però non conosco i nomi, non. Ma diciamolo tutti, è il caldo. Sì. È il caldo. Sì, ragazzi, ci fa caldissimo. Ma è caldissimo. La... Infatti si beve adesso. È il momento. Appena risposta. Oh, perfetto. C'è una percentuale di umidità del 100% in questo bellissimo stanzino. Con Tra l'altro, sai che 37 non gradi. sarebbe male magari giocare. Ah no, Ah, pensavo vabbè, non sarebbe male buttarsi in no. strada. Tipo giocare i pirati nel mazzo di Davide. Pirata che da monarca. Ah, No, il pirata che casca. perché sei sicuro di caschi counter. Caschi. È vero, eh no, è No, vero, che una giocata schifo. morta. Se caschi counter fa cagare. No, no, perché dobbiamo... Già è una cozzaglia di cose divertenti. Più o meno divertenti. Allora... Ah no, ma l'ha tenuto dentro Agony. Quello è Agony. O no? No, che cazzo è la Allora, seconda carta? Agony Corp. No, non mi pare. Non mi pare per quella È quella che... di Ymir. Boh, Ah, scusami, l'ho confusa. vabbè. L'ha tenuta, mi sa. Forse L'ho ne ha confusa. tolta una, boh. Terra tappata, ha messo in crisi il maestro. No. Taben. Gingerbrut. Gingerbrut. Mi sa Ma che ha tolto. questo Gingerbrut mi piace come risultato. Terra Duro. Diures. Terra Lures. Mi fa vedere la mano e gli fa vedere che ha... Beh, li può togliere. Minchia, che manina, porco Dio. E cioè. Porca troia. Sta ridendo? Cioè, Dio cane, che cazzo di mano è? Cioè, vabbè. Poi avremo la clip, faremo una clip su questo piccolo momento. Stai riguardando la mano, mette giù, Ha tolto un toglie amuletto. Sint perché abilita qualcosa. Maestro stappa pesca. Fa un Giocalanda. danno, gioca l'anda. Ok. Disputa. C'è anche Cleansing, però non ha mana rosso. No, no, me ne so. Tre a Kenku. Tre Kenku. Ok, Vabbè. Meglio di nulla, eh. Turno 3 Kenku. Solo perché non ha visto rosso prima. Altrimenti sarebbe stato un disastro. Adesso cercherà di fare qualcosa. vediamo il maestro, non mi ricordo. Quelle carte là. Vabbè, erano i botti, era Allora, era uovo. botto, botto, Uovo. ovetto e skyfish. Sì. Due, ovetto, ovetto,
pesca. Sì, ma mettila a casa mia la carta che non si vede, Dio sa. Salutiamo il maestro. Sempre simpaticamente. Il gioco sono... Ma si è incastrato con le lande. Sede del sinodo. Inclina addirittura va aggro. Beh, sono 4 danni che sicuramente non andrò a parare. Disputa. Disputa su Kenko. Detto che non ce la fa più, va a pescare i vampiri. Una disputa. Bello. Beh, ci sta, l'anda ogni turno. No, adesso può fare cleansing. Ha pescato l'anda rossa? Ah no, no, perché tesoro. Ha tesoro. Però si è voluto tenere un può fare cleansing e poi può fare una terra, così il turno dopo può fare vampiri. Sì. Però no, non può, perché non è in metalcraft. Sì. Terra artefatto. Terra artefatto. Una, due e la terza? Mm. Il tesoro se lo spacca? Un'altra è... Non lo so. Tesoro se lo spacca. Ok. Girovetto. Girovetto sicuramente se esce terra la gira. Quindi non ha fatto crisi. Tac. Giustamente. Non ho fatto. Questa, non mi è piaciuta questa cosa. O meglio, non mi è piaciuta. Io sinceramente avrei fatto. Counter. Avrei fatto cleansing subito. E ti dava la possibilità di pescare terra. Tra l'altro. Esatto. Sarei andato subito alto di lande. Avrei fatto un tesoro. Avrei fatto una carta più in mano e quindi in questo caso, sapendo poi quello che peschi, trovi un counter spell. Perché ha tappato il blu? Sì. No, ma dico, ma stavo perché per dire... ha un altro blu. Ah, il blu per della terra. Andrà a prendere attacca. Sì, ma se non attacca comunque un counter spell, il problema è no, come nero e blu. È nero e blu. Però se attacca non ha più il secondo blu. Capito? Sì. Boh, il fatto di giocare magari perché vuole tenersi open di disputa, boh, non lo so. Esatto. Ma cosa sacchi con disputa? No, perché pesca, magari peschi icone o qualsiasi altra cosa. Al massimo ti sacchi la landa artefatto. No. Sì, ciao. Poi quella sotto blu. Voilà. C'è Ceresette che chiede una persona dallo streaming. Cosa? Chiede una persona dallo streaming. Sì, perché avete visto qualcosa che magari. Scusate. I punti vita ed è andato a 18. Ah, è stato un piccolo errore, non è successo nulla. Buonasera! Ape ghiotta di polline, questa mi piace. Ah, ma è Mammy, mi sa. Credo, Non lo so, penso che adesso risponderà. Nel caso fosse Mammy. Vaffanculo. Uno in meno che gioca Mano Rossa. Noi ci vogliamo tutti bene in questa community. Meno 3. Allora, ammazza Skyfish. Sì, ammazza Skyfish. E non piglia danno da Ginger. È proprio io. In vacanza. È proprio io. Come cazzo parlo? In vacanza. Beh, semplice. Spero che tu sia in un posto più fresco di questo. O almeno al mare. Quindi non si è tenuto open di counter perché ha fatto una giocata migliore di quella che avevo pensato io. Sì, ovviamente. Io contesto le giocate senza sapere. Kenku!
che cosa hanno nell'altra terra artefatto? Magia. Non è proprio il mondo. Quante ne gioca? Sì. Gioca l'altra terra artefatto. Quante ne gioca di terra artefatto indistruttibili? Di solito ho visto un paio di ponti primi. Ponte decisamente più tutto algo botto, esattamente, vabbè, è un botto no, che non va in faccia però è la galvanica in mano? Sì, quella che rimane è una galvanica, l'hai notato. E ma mi spiace, ma almeno stai giocando al figo o hai preso una pausa definitiva, temporanea, giusto per le vacanze, tornare col botto? Sint. Soprattutto quel luogo. Comunque, cioè, qui dentro penso che sia, cioè, tipo il centro della terra qui dentro. Oh, ha messo giorni to nowhere. Minchia, l'ha andato due volte. Esatto. Però c'è un countdown. E su cosa lo fa? Su Sigar. E è una galvanica. Però non ha più terra artefatto. Ne. Su Sigar, ok. Vabbè, è tappe down. È tappe di... Picchios. Sì, lo prendo. A Dures, in mano. È Dures. No, è disputa. Sono due dispute. E hai... Tra l'altro non puoi neanche giocare i vampiri come bloccante o come attaccante. Cioè, può giocarli ma non fanno quattro vite. Altro letto. Non fanno... Sì, non va... Forse doveva starsene un po' più safe. Beh, non lo so. Provviste. Io me ne sarei stato safe. Non attaccavi con le due terre. E io prendi counterspell. Se tu saresti stato safe. Ma se tu attacchi alla cieca. Ma che il giocatore di Hag è un forte. Cioè, nel senso, non è che gioco le bestie attacco, Cioè, il giocatore è forte di Hag, o cioè. Spiegami, tu che mazzo giochi, Hag? Madness. Beh, infatti. Vabbè, lasciamo stare. Mazzo di patatine. Mono white si commazza. Certo. Vabbè, Kenku se n'è andato. Sono 9 pari. Non ritorna più. Sì, senti, ho chiesto esattamente quello. Ah, infatti, stai meditando dei mazzi ignoranti. Beh, vuoi dirgli qualcosa a uno che gioca Mono Red Blitz? Su mazzi ignoranti? Ho paura di quello che potrebbe partorire. Il grande Mesmer. Allora, figa, meno questo, tra lui e Morino ci perdo sempre. Non venite più alle tappe. Cioè, facciamo, cioè, tipo una cosa. Alternate. Sì, no, perché o becco lui o becco Morino e ci perdo sempre. No, qualche volta tutte e due. Ma adesso giocherai il mazzo tier 27. Tortex, okay, di conseguenza esatto. Non puoi più perdere, esatto, perché quel mazzo lì non perde ma non vince, non esatto, ha questo debole difetto che sì, devo ancora far partire l'ordine perché tranquillo, te lo presto io se vuoi. Magari ci sta, lo provo una volta, se mi convince un se po', se mi poi dici che lista vuoi, vediamo se combiniamo tutto. La prossima tappa ci proviamo. Prossima tappa, se non bruciamo vivi. Esatto. Tra l'altro no, per la prossima tappa sai che non so se ci sono perché parto. Vai. Io parto. Vado a Igea Marina. Dove è andato Kame praticamente? Sì. Vabbè. Bellaria. Sì, è presente. Vabbè, che partita, devo dire che. Il maestro. Ah, come Hot Dogs. Ma c'è un altro tuo compare che gioca Hot Dogs Grull. Esatto, Ayer sta giocando Grull Blitz. Grull qualsiasi cosa. Prima del torneo mi ha aperto il culo.
questa partita è... E il maestro è stato stravipante. È stato stravipante, no, diciamo che è stata, che è riuscito a recuperarla in qualche modo picchiando con un l'omino di zenzero. Sì. Bellissimo, sembra di stare. Un altro cast down, una disputa. A ponte. Ah, cos'è quello rosso? Ah, è galvanica. Galvanica disputa cast down e vampiri. Sì. Vampiri il prossimo turno sono obbligatori. Cioè, se poi pesca un artefatto, visto? Un altro? È contagioso, è contagioso. No, ma infatti, cioè, due cavetini vanno d'accordo. Cioè, vabbè. Comunque, Davide ha aperto di cast down e disputa. E che cosa deve fare? Cast down, disputa e galvanica. Sono quelle le carte che hai e quelle che deve giocare. Che comunque sono risposte interessanti. Galvanica da, non Galvanica da 2. È l'unico che il colore che non gioca. No, non gioca a 3. Non gioca il bianco neanche. Ha posto Blessing? Ah no, ma tu dici. Sì, sto parlando di. Sì, ma infatti gli ho detto cosa giochi vero che c'è a posto il Blessing. Che boh. Vabbè, altro. Sì. Monastero. Che cosa devi fare? Attacchi? Sono 4 danni. 4 danni senza botto. 4 danni senza botto. Cast down obbligato. È giusto. Adesso fa disputa sul Ginger. Ma è mia, non puoi staccarlo. 6 a 9. Agony. Ecco, quella è forte. Sì, ma altre due. Devi scegliere, o giochi i vampiri, non li giochi, mi faccio non sei Mardu perché. Alleati, Mardu Alleati. Ragazzi, cioè, ma lo bannare, come si fa a bannare uno dalla chat? L'unico della chat, banniamolo, cazzo, Alleati, Dio santo. Alleati cos'è? Alleati è una tipologia di creatura. Che penso che sia tipo gli Slivers, che aspetta. Tipo quando entra in campo tutti gli alleati fanno una cosa. Ah, ho capito, era un mazzo che stavo cercando di fare anch'io. Sì, di bruciare, cioè comunque, di farlo. Magni... Riesci a... Vampiri! Vampiri. Vai. 1, 2, 3. Con il tesoro. Ah no, però se te lo... 4, 5. No. No, si è saccato la terra. No. Perfetto, Mammy. Comunque, tu solo come persona riesci a farci distrarre dalla partita e che non abbiamo detto nulla. E se no, 9-6. Come la risolvi? Che cazzo è? Landa. Ah, Ciclo. Ok. Sulle caverne. Così, doppia pescata. Ma è, quando fa così il maestro vuol dire che ha vinto. Ha l'Ital in mano. Cioè, ha l'Ital sul campo. Green Talk. Ovetto, carta nuova. Gli ha pescato tre questo turno. Pescato, ha visto tre carte questo turno. Questo è un counter che si prende sui denti. Fai meno 3 su monasteri e meno. Cioè meno 3 costituzione monasteri e meno. E mandi a 0 Skyfisher. Sì, adesso è il momento. Prenderà un danno. Gira galvanica. Bam! No, Landa, beh. Può sempre giocare Landa. Può spaccare Ovetto. Può giocare Ovetto. Ah no, lo spacca. Spacca un Synthetizer. Sì. Perché vuole fare... bloccante. No, perché vuole giocare la prima carta che sei botto ha vinto. Sì, vabbè. Ricordiamoci, ne ha un altro di botto, ne ha un altro di Ovetto in mano. Qui treno. Ah sì, si è dimenticato del fatto che non avesse Landa. E guarda come cerca i botti. Oh.
e in un solo turno si è evitato di avere tre turni morti. Che bello. Che forte sintetizer. Sì, ma ricorda che non gioca più la, la strega che fa Scry. Non serviva un cazzo. Non serviva? Beh, avrebbe visto sei carte e si sarebbe sistemato la pescata. Sì, non ma... serviva. È un altro tipo di vista. Dipende come ti piace giocarlo. Spacca ovetto. Comunque sai che Ginger ha avuto il posto di Calabria nel mio mazzo? Però no. Non lo so, no. Cioè nel mio Boros, però no, non ha senso. Ginger ha avuto di giocare in Hot Dogs, che diventa imbloccabile. però non è che si pompa, cioè solo con le mutagene. No, sì, solo perché manca l'uomo focaccino. Esatto. Oddio, i vampiri! Arrivano! 4-4. Ma il maestro com'è guadagnato vita? Ah, con l'uomo. Oh, Ovetti. Ha spaccato Ovetto. E insomma... Ed è vazio, ragazzi. Non fa tutta questa grande differenza. A parte che adesso gira botto di Synthetizer e ha vinto. Cioè, c'è pochi cazzi. No, adesso gioca. Sono 5... Che assurdità. 5 più 2... Ma sì, ma è andata, sono a 9. 5 più 2 è 7. Sono 6 danni, no, 7. Sono 7. Vuoi che non abbia qualcosa in mano? Spacca. Figurati sì. Se non gira botto qua. Ma tanto ha vinto comunque. Glintok. Non può riprendere nulla in queste cose. È andata. Vabbè. Non sembra che faccia una grande differenza, ma quando diciamo lo stai che... giocando con. Quando ti capita di giocare Boros Synth Control, come in questo caso, che non hai visto nulla, ti aggiusta sicuramente comunque, quello che vuoi vedere. A parte che ma 3 il matchup non era bello, Il matchup non era bello, non è partito bene in questa partita, infatti è il maestro. sì, ha visto tutta la sai. Cioè, ha visto 3 viaggi verso il nulla, gli ha rimosso tutto quello che poteva avere. Che brutta cosa. È stato molto reattivo. Capita, ragazzi. Mammy, io me ne vado perché è fatto un po' caldo. Troppo caldo per il turno dopo. Io ho bevuto un chinotto e è evaporato. Figa. E sì, adesso piccola pausa. Vediamo se vorranno venire di qua, ma. Magari vorranno dire qualcosa. Ah beh, chiamiamo subito Ceresetti per il mazzo. Sì, profitessa, ecco. Come si chiamava? Adesso man mano che sistemano, discutono. Adesso arriviamo per fare due chiacchiere. Se hanno ancora il coraggio di entrare in questo luogo del terrore.